L'audio però, l'audio! Cosa urla? Sparta quello! Fancom! Ok, state tutti bene? Che poi più chiari sono per me, meno mi cago, quindi io sono contento, sì. Sento la CPU, vabbè, ma se anche questo mi manda a puttane la CPU, veramente, mi sparo, eh. Io vado, voi state tranquilli che adesso vado. Devo muovere la testa, lo sapevo. Alzati, siamo in un aereo. No, siamo in una nave spaziale, giustamente. Bello questo orinatorio, bevitoio, cacatoio. Ah, ma è un vetro? Vedo attraverso. 5 settembre. Buon compleanno a me. Apriamo questa porta e oltre troviamo... Subito così? Vabbè. Oh! Anyone there? Subito? Nell'istante in cui abbiamo il gioco c'è un mostro fantasmagorico che sparisce e della roba scritta col sangue? What the hell happened here? Non lo so, amico mio. They never turn away. Bello. Devo prendere la luce. Oh, la luce mi piace. Va bene, mi garbo. Là. Adesso un monitor che non funziona bene. Capito? Diventa epilettico, basta! Che cazzo è? Una discoteca sto posto? Pare pappa. Perché mi sto già cacando. Ah. What is that? Io vi giuro, non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che abbiamo giocato a un horror che ti buttasse così di faccia subito nell'horror. Neanche un preambolo di anno 2000 e tanti ca... No, merda. Vabbè. Orca. Kentai. Ah, questo è grossissimo. Non andiamo dal grossissimo, noi andiamo qua. Che fetish. Fuori uso. Vedo. Questo è chiaramente un buco del sedere. E questa è una lavastoviglie che è stata ricoperta di... Vabbè, vabbè, tanto... Non fa mica paura. Un armadietto. Dentro ci sarà un'arma formidabile. Il piede di sporco. Grazie al mio intelletto superiore riusciremo a finire questo gioco. First try... No damage. Ecco, vedi? Quante ne so. Fai leva. Avete notato che nella nostra mano destra c'è il simbolo delle due, dei due insiemi? Saranno dei matematici. Giustamente sono studiati. Sono astronauti. Ma dobbiamo per forza passare di qua. Mi sembra pericolosissimo. Siamo passati. Guarda qua. Gli insiemi. Vabbè, ma è da stronzi darmi la torcia per poi togliermela subito. Il villaggio di Babbo Natale? Ah, devo... Ah! Rise and shine, folks. Is everybody okay? I almost spilled my coffee. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Non me l'aspettavo. Mi sono proprio cagato addosso. Non mi succedeva da un po'. Sono andato forse un po' troppo spavaldo. È bloccata, però io la posso aprire. No, è bloccata. Quella era un sogno. Carina come idea. Ci butta subito nell'horror, però in realtà il gioco non è così. Now, where did I put that ID card? La tessera? Caro papà, non ha una confessione da farti, non voleva dire niente. Ehi, ciao! Ho scritto questa lettera 6 volte e probabilmente la scriverò ancora. Come funzionano le lettere nello spazio? Fa un aeroplanino e lo lancia? Non sono in Antartide, quella spedizione non esiste. Sono un po' più lontano, sono andato su Marte. Bugie bianche! Ti ho raccontato una balla enorme. Beh, effettivamente Antartide e Marte, diciamo che non è esattamente la stessa cosa. La società prende molto sul serio la segretezza della propria attività. Quando riceverai questa lettera ci saremo già visti di nuovo, dato che non sono autorizzato a inviartela. Non ho capito... Cos'è? Un sasso? Bello. Interazioni in questo gioco? È un bel sasso. Potresti metterlo un po' più in là, che in bilico così rischia di cascare, no? Quindi no, abbiamo una vista su Marte. Sapevo io, vedi? Questa mania di mettere le cazzate in bilico, poi cadono le cose. Ah, c'è un codice lì dietro. Quello lì è il papà? 0509. 05, ricordate, 0509. Ecco il tesserino che stavamo cercando. Noi ci chiamiamo Shane Newhart. Cazzo, qual è il codice? Livello di sicurezza 1, quindi siamo l'ultima ruota del carro, no? Ah, stiamo cercando una seconda forma di vita. Beh, se come quella che ho sognato prima, anche no. Ok, parla da solo, questo è pazzo. Siamo da soli. Boh, qui è tutto chiuso, a parte camera nostra, e allora direi di andiamo di qui. Che c'è scritto qua? Ah, un sacco di cose da non fare, ma io le voglio fare. Non tentare di accedere ad aree attrezzature per cui è necessario un livello di attrezzature superiore al tuo. Non forzare i colleghi a darti accesso ad aree servizi.
Allora, sicuro il piede di porco non dobbiamo usarlo. Il punto 2, sicuro troviamo un cadavere e utilizziamo le sue cose. Segnatevele queste cose qui, perché io le prevedo e vedrete che sarà così. Non concedere ai colleghi con livello di autorizzazione inferiore l'accesso ad area... Questo non ce ne frega niente. C'è anche una mail se volete inviare. What the hell? Hey, what's up with the lights? Lì pomodori. Scusa, ma che cazzo è che hai lasciato roba qua così? Sì, su Marte c'hanno i dispenser di cereali e di cibo per cani a quanto pare. Concentrato di nutrienti. Guarda che c'è scritto. C'hanno tutti la stessa descrizione ed è molto triste. Però, ok. Who put up this sticky note about the witch? I made it last night. Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Porridge salato. No, uovo e pancetta preferisco. Ma sei sicuro? A me sembra una cosa che dovrebbe uscire dal mio corpo e non entrare, però va bene. La torcia! Can you check your bio gauge and see if your daily objectives have... Crap! Cos'è? Accelera tenendo premuto left shift. Usa la radio. Porca vacca, è diventato Grinnell. Dove cazzo è il mio cazzo? L'avete visto per caso? Dovevo guardare per terra? Sì, sì, ho capito che devo andare al laboratorio. Ho sbagliato. Ah, c'era scritto per terra. Per bacco. Io non ci voglio andare. Ah, il piede... Qualcun altro ha questa sensazione di déjà vu? Mi ricordo l'ultima volta che ho visto sta scena. Lascia perdere. È buio. C'è l'interruttore però... No, ho trovato. Canzone per connetterti al server di sicurezza. Sì. Sistema non funziona correttamente. Riavviare il sistema? Sì. Si è spento. Oh, è tornata la luce. Ma c'è anche un green screen per farsi i selfie. Ma guarda questi spaziali. Saluti dal polo sud. Dovevano fare finta di essere al polo. Qua finisce a merda. Morti tutti. Anche il polo nord muore. Come potete vedere, per i pinguini la stagione degli amori. Devono proprio far finta di essere al polo. Brrr, che freddo. Benvenuti su Invictus, la prima stazione spaziale terrestre a lungo termine su Marte. Mi sono rotto il cazzo di leggere foglietti, comunque sono sincero. Basta. Vai all'Elio Parco. Cazzo è l'Elio Parco? Cazzo, però sai che sembra veramente un bel posticino dove stare questo. Non so dove sto andando, ma mi sa che ho sbagliato. Living area bedroom, greenhouse. E io non so dov'è questo Elio Parco. Sì, sì, ho capito. Io devo uscire e guidare il rover, probabilmente, ma non so dove. Ma che cazzo è l'Elio Parco? Ah, se premi destro ti fa vedere per... Ma grazie. Ma por. Grazie alla mia intelligenza superiore. Indosso il casco per interagire. Dov'è il casco? No, questo mi sembra un water. Dov'è? Eccolo qua. It's a star man waiting in the sky. Ricarica aria. Eh sì. Spingo il bottone. Attendere preco. Cambio dell'atmosfera. Sì? Vado? Vado. Sai che musica incredibile. Sassi e sabbia. Ma come va giù l'ossigeno? Scusa, quanto cazzo respira sto stronzo? Carino, chiudo. Va da solo? Mi fido. Ok. Ah, cazzo improprio. Si innervosisce lui. Tutti fanno incubi. Su questa strega? Mi sveglio circondato da biglietti scarabocchiati. Niente elettricità. Niente elettricità. Cos'è questo? Inserisci batteria. No, ci posso infilare qualcos'altro, ma la batteria di certo non ce l'ho. Lo spazio zoom. Ok, volevo saltare, invece ho zoomato. Trova la centralina anche nei pannelli solari. Ah, ossigeno. Batteria? 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 Non c'è. Ah, credo di aver capito. Noi prendiamo la batteria dall'ascensore, lo infiliamo nella macchina e poi andiamo dall'altra parte. Però aspetta, voglio vedere qui. Ma che gioco di prestigio, bellissimo! Ah, scusami! Vuoi essere il gatto? Questi pochi... Ah! Che due coglioni sta batteria! Me la devo portare dentro! Figa, una batteria c'è, la devo usare per tutto? Finalmente riuscita, abbiamo trovato il possibile deposito idrico. Ah, ok. Ma mi fa ridere che deve girare con due mani le robe. Dimmi un po'. Per fortuna, che abbiamo una batteria. E quindi questa porta si apre? No, è chiusa lo stesso. La la. Perfetto. Vedi? Una seconda batteria. Qui c'è un cesso spaziale. E una doccia spaziale. Cazzo, questa sì che è una doccia spaziale. La vorrei io, una doccia del genere. Ecco qua. All right, just so you know, anything breaks around here and I've got four roachy execs on my ass.
è rotto. Fanculo, ciao. Ma che le fulate d'ossigeno, siamo al 90%. Allineiamo tutto all'elioparco. Pensavo che si potesse utilizzare quell'affare lì. Ma ormai siamo degli uomini rudi. Molto bello, fino adesso è molto bello, molto interessante. Bassa. Quindi che abbiamo capito. Ah, scusami! Non avevo capito che stavo... Sta premendo un bottone del cazzo, guarda lì! 60... 61... 63, ok. Poi, di meno, no, di più. Oh, là. Aspetta, mi devo riprendere il cazzo, però. Signori, signori, pronti? Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da qua... Ma questa è magia nera! Whitney Houston, abbiamo un problema. Ecosistema Apple. Ossigeno, ma ce l'abbiamo al 68%, non rompetemi le balle. È spinta, quindi... Un interruttore. Eccolo qua. Proprio una leva. Devo fermare un treno a vapore? Looking good. Power should be back on. E abbiamo sistemato tutto. Hanno trovato l'acqua su Marte? Come hanno dato la serra? Ma non è una buona notizia, allora. Mi serve la corrente qui, però. Mi sa che lei viene dalla Russia. Parte dei ricordi quando ero piccolo. La mamma morta non è mai un bel segno nei sogni. Belle queste inquadrature, mi piacciono un sacco. Il giorno dopo il mio compleanno è sceso e non l'ha trovata. La porta della cantina era spalancata e mia mamma non poteva che essere lì. È sceso? Cosa c'era? La mamma è sparita? Figa, ho paura adesso. Elimina l'acqua in eccesso, che faccio? La bevo? Devo entrare di... È veramente lo schifo. Che è successo? È chiuso, ovviamente. Ragazzi, questa qui è la merdaccia del sogno. E beh, no, 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 no. Cos'è? Oh, sì, aspetta. Devo fermare la fuga di gas. Ecco qui. Se lo tiene, bravo. Mica come su Resident Evil che poi molano le robe in giro e chissà. Bravo. Adesso lo chiudiamo il vapore, vai tranqui. Ma perché? Sicuramente ci sarà la gag. Momento di tensione, poi dopo c'è qualcuno. Era veramente la dottoressa Arzigogola. Attenzione, mi piego allora. Che paura, ma sei scemo? Aspetta che sento dei movimenti in acqua qui. Lo so. Guarda qui. Pure! Ma qua ci muoio fulminato. Oh, ma siamo pazzi? Fammi girare la manetta. C'è qualcosa che si sta muovendo in acqua. Io voglio morire. Oh no, di nuovo la melma. Dai, ma perché... Ma è una roba vivissima, è terribile. Come evoluzione? Ma siamo come splendida, ma siamo pazzi? Signora, ma lei è pazza. Ma questa qui è deficiente. Era accettabile quella cosa lì, andava bene. Lo dico loro. Purificatore, sai quanto bisogna purificare. Elimina l'acqua in eccesso. Chiudi gli irrigatori, trova le unità mancanti. Subito. Allora, qua c'è un messaggino che mi dice... Ragazzi, cosa avevo detto? Una delle regole era non utilizzare le autorizzazioni altrui e noi invece ce lo inculiamo. Via nell'inventario, suca, a posto. Modestamente, io ci vedo lungo. Ricicla l'acqua. Eh no, non posso, imbecille. Io non so dove cazzo devo andare, però. Ah, giusto, vedi, adesso c'ho l'autorizations. Adesso ti apro qui. Oh, carino. Perché adesso ho da fare? Ma cosa sono ste merde che stanno crescendo? Che... Non è un'infezione, è un'evoluzione, adattamento, perfezionamento. Ma è così che parlano i fuori di testa. I miei figli crescono così in fretta? No, qua sono morti tutti. Questa è pazza, è completamente uscita di testa. No, 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 mi ammazzo. Non voglio vivere qui. Guarda qua, non ci vogliono andare giù per la botola, sinceramente. Ma va bene, è aperta. Vuoi vedere che queste piante hanno contaminato la dottoressa in modo da farle credere di essere la loro madre? Così deve proteggere e curarle. Può darsi. Giro la ruota. Io non ci voglio stare qui. Ok, due. Il tubo blu. Il tubo blu arriva lì su. Come arrivo io lì su? Serra idroponica, che bello. C'è... lì c'è un terminale. Andiamo a vedere quel terminale lì. Fammi toccare. Ma siamo sicuri di questa cosa? 100! 100! 100! Però io come faccio a capire che ho aperto il buco? Jesus.
Perché Twitch non è come Mixer? Mixer c'è questa funzione fighissima che io posso dare il controller in mano a qualcun altro e io posso stare così. Mi tocca giocare a me e cagarmi. No, è il suono della porta. Perché è entrato così aggressivo? Violazione di contenimento. Qui qualcuno ha caccato dappertutto. È sangue questo? Di certo non mi sembra succo di mirtillo. Io giù non ci vado. I rastrelli insanguinati. Oh, qui ha avuto un bruttissimo attacco di squacquerello. Che caccata galattica. Poi si è rotto il culo, per questo ha perso sangue qui. Vabbè, un po'. Quindi? C'è roba verde lì. Devo aver paura? Perché non ne ho! Something is loose. Something? What? Something. I don't know yet. Ty, get that reclaimer online. Ma c'erano delle gabbie. Delle gabbie che contenevano qualcosa. Delle gabbie che si sono aperte. Oh, però guardate cosa abbiamo trovato! Guarda te di quelle volte! No, per carità, non sta a toccare. Poi ne riparliamo. È aperta? No. Però di qua si passa. Tranqui. A sto punto andiamo verso il 4 dove c'è il tubo giallo. Perché mi viene sonno? Vedi? Perché io sono narcolettico. Quando ho paura prendo sonno, voglio dormire. La piccola bottega degli errori. Degli errori. Gira la ruota. Yeah, yeah. Non ci sono problemi di alcun tipo. Abbiamo trovato 3 di 3. Sì, c'è una certa qual nebbia adesso un po' importante. È stata una sauna, che succede? Io voglio andare qui. Devo fermare l'irrigatore. Ah, uno di due. Siate coraggiosi. Adesso scendo. Giusto, dobbiamo rientrare da dove è scappata la bestia. Tiro. Ah, prima bisogna... Sì. Ma non ci sono jumpscare in questo gioco, ragazzi. Dovete stare tranquilli. E la cifra che... Cosa cambia da una cifra all'altra? È un 50 quello? Ah, sotto ci sono delle cifre. Vedi, c'è il 50 ma non c'è il 120. Quindi io li metto 50. 80, il 70 o il 100? Il 100 non c'è, il 33 nemmeno. E 70 sia, vai. 80, 65, 60... Ah, la somma deve fare 80. Sotto. Ci vuole un minimo di intellettualità. 3, 6, 9. Ok, ci siamo. Vai. Grazie. Va diviso per 2. Declan, are you there? Declan. Sera. Le putene! Le putene! Gentili tentacoli che mi indicano la via. Lo sento che... Ma sei scemo, sì! Sono morto? Sto anche droppando, pure! Mentre correvo scattavo, perché stavo correndo veloce. Ultimamente vedo che non gira fluido. Non è la registrazione, è il gioco. Ah, si è proprio buttato, va bene. Sì, 4 frame. Carissimo! Vola. Ma è da quando è arrivato il mostro che sono sorti i problemi? Ecco dove? Dove go? No, 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 no! Allora, siamo stronzi però! Ah, depressurizzami le balle! Do not return to base. Beh, è il centro di comunicazione. Sì, è il mostro che rompe tutto. Ma che cazzata, guarda. Parlami di te, bella signora! Allora... Quello che vedo, sapete che io sono un grandissimo fan delle sassaiole, lungi da me giudicare le sassaiole altrui, ma le sassaiole che ho appena visto davanti ai nostri occhi sono inquietanti. Fammi guardare la sassaiola prima. Non credo che il gioco si aspettasse questo mio cambio di rotta. Ma è sparita? No! No, l'avevo vista! La sassaiola verticale, dov'è? L'avete vista? C'erano dei sassi uno sull'altro! Vabbè, mi infilo nella bocca demoniaca. Vediamo se trovo la lampada di Aladino. È un bed and breakfast. The orb is reacting to my hand. Come te ne sei reso conto, scusa? Eh? Guardate che devo finire su Marte per scoprire che sono mago. La tuta? Ma che ci serve della tuta se adesso abbiamo la mano? Adesso ce ne sono 3 di sfere.
coloro che dormono mi premieranno, mi puniranno o non si accorgeranno nemmeno di me. La luce respinge l'oscurità, ma anche la rivelazione liquida dei sognatori. Ignoranti chiamano la putrefazione di Nergal. Ah, mi ritengo un ignorante. Per svariate cose, non solo in questo ambito soprattutto mi ritengo un ignorante. Però ve lo giuro, chiamarla putrefazione di Nergal non m'era passato manco per l'anticamera del cervello. Che si dimena nel tomo aggrinzito del teschio. La musa... Ma che cazzo? Potere! Oh, dai, dai un po'. Basta. Allora, prendo questa sfera. È un bel posticino da avere qui su Marte. What the hell is this place? Oggi ho vomitato dal disgusto per il mio fallimento. Capita spesso anche a me. E ciò che ho vomitato ha tentato di allontanarsi strisciando, guardandomi con un'aria supplichevole mentre lo uccidevo. Aspetta, non è che lo devo caricare con l'imposizione della... No. Devo fare il solletico Cthulhu qui? Beh, per carità. Adesso faccio così. La sfera è colma di energia. Vedi, la piglio. La porto dove la devo portare. Allora? Allora? Su. Chi sono io? Che succede? Che succede? Che succede? Guarda, Buckingham Palace. Devo collocare, ma non ho niente da collocare. Non so voi, ma non ci sto capendo un cazzo. Mia madre mi spaventava con storie di fattucchiere, ma mia madre non è mai esistita. No, qua è dove va infilata. Ma sì, ma ho solo sbirciato, non fare il cagacazzo. Quindi adesso le piazzo e le carico io a mano. Ma perché? Vaffanculo! Metto a fuoco! Che metto a fuoco? E vaffanculo. Ma io lo dico, dopo due volte l'enigma inizia a rompere un po' il cazzo. Ciao Napoleone! La sfera è colma di energia e io me la ciuccio. Piazzo, eh? Ho piazzato. Ciao astronauta! Mi levo dei coglioni io. Chi è? Allora, fighissimo.